Buongiorno, mi chiamo Chiara Montaldo, ho 40 anni, sono un medico e sono italiana, in effetti la mia base è a Genova, però da tanti anni ormai sono in giro per il mondo grazie al mio lavoro che mi ha portato in tanti paesi e che da un anno e mezzo, mi porta in Sicilia ad occuparmi di immigrazione. E la prima volta che ho visto uno sbarco in realtà ero a Lampedusa ed era l'anno scorso. Sì, ho un sacco di ricordi, cioè più che altro ho un sacco di emozioni che ho legato a quei ricordi, perché era la prima volta e non sapevo bene cosa aspettarmi. Mi ricordo sorprendentemente che le persone che sbarcavano erano contente perché erano vive. Mi ricordo un ragazzo che è sceso con una chitarra rossa, senza niente, ma con una chitarra rossa. E dall'altro lato mi ricordo invece con, diciamo, una sensazione negativa le persone che stavano sulla banchina e che guardavano questo come uno spettacolo. C'erano, vabbè, giornalisti, ma c'erano anche tanti turisti, gente che passava. E quindi devo dire che il contrasto tra questi due mondi è stato abbastanza scioccante, cioè mi ha quasi scioccato più il nostro mondo, il mio mondo, quello sulla banchina, che quello che stava sbarcando. Quando le persone sbarcano, dipende un po' dalle situazioni da cui scappano, no? Ci sono reazioni diverse. Tantissimi ragazzi, soprattutto dell'Africa subsahariana o del Corno d'Africa, hanno una reazione che quasi ci fa un po' sorridere o vergognare, nel senso che spesso la prima domanda che noi facciamo è come stai? How are you? E la risposta è fine and you? È imbarazzante, no? Perché cioè, non sai cosa rispondere. Però appunto spesso sono contenti perché sono vivi. Non sanno bene cosa li aspetti, però probabilmente il viaggio che hanno dietro le spalle è comunque più pesante, quindi sperano comunque che la salita sia finita, diciamo così. Con nuove nazionalità, soprattutto adesso con i siriani, è un po' diverso perché partono da una situazione diversa, sono abituati anche a uno standard diverso. Per esempio, un ragazzo che è sbarcato 2 giorni fa, durante il triage che facciamo, il triage medico sotto la tenda, mi ha chiesto se dentro al centro c'era il wifi. Quindi una preoccupazione che certo normalmente non hanno i ragazzi africani, però ha invece un ragazzo siriano che è abituato anche a uno standard di vita diverso. Quindi ognuno si porta dietro quello che è, quindi anche il primo approccio è un po' diverso. Quindi sì, sono numeri, ripeto, ci hanno detto ne arrivano 1.000 e noi a volte anche noi diventiamo un po' cinici e parliamo di numeri, ma poi quando siamo lì sotto la tenda i numeri si trasformano in storie, storie che ti fanno quasi anche sentire in colpa, perché di certi paesi come la Libia si parla assolutamente troppo poco per quello che sta succedendo, perché è dall'altra parte del mare, veramente vicino, è un inferno che noi o ignoriamo o vogliamo ignorare, però c'è e questi ragazzi ce ne parlano continuamente. Si possono dire tante cose sull'immigrazione, ma il fatto è che più aumentano le differenze e più è normale che le persone cerchino di migliorare la loro situazione. Ed è triste che chi sta meglio non faccia che porre barriere su barriere per evitare questi spostamenti che comunque avvengono. Avvengono purtroppo per come è la situazione adesso, avvengono rischiando la vita e questo è incredibile. Ma la situazione della migrazione non si può più fermare, questo è evidente, non solo in Italia, ma è un fenomeno generalizzato che non si può fermare. Possiamo solo far sì, spero, che la gente possa muoversi senza rischiare la vita.